Grazie, tanto un ringraziamento a Giorgio Assennato e agli organizzatori per avermi invitato a tenere questa relazione. Tranquillizzo tutti per due motivi. Il primo, cercherò di recuperare del tempo per lasciare spazio a una discussione che mi sembra a questo punto assolutamente doverosa. Il secondo, perché non accoglierò l'invito di Francesco di giocare a calcetto con lui se non in presenza di un rianimatore a bordo campo, non di tossicologi e non di epidemiologi. Quindi quello che io cercherò di dirvi a questo punto, qual è il punto di vista della tossicologia e dell'igiene occupazionale nelle valutazioni d'impatto. Stamattina abbiamo sentito contributi veramente interessanti riguardo temi che sono fondamentali per questo esercizio: l'esposizione, la ricostruzione delle deposizioni, il concetto di rischio attribuibile, rischio relativo, odd ratio e quant'altro dal punto di vista degli epidemiologi. Io cercherò di saltare una parte per arrivare a dirvi quali sono, dal punto di vista del tossicologo, i punti fermi che noi riteniamo, diciamo, fondamentali, per non dire imprescindibili, per iniziare una discussione. Le incertezze che sono all'interno del processo, abbiamo già accennato, sono rivolte all'inquadramento, diciamo, della condizione espositiva. Abbiamo sentito parlare di modelli di tutti i generi, abbiamo sentito parlare di problemi di dove le persone trascorrono il loro tempo, quindi continuiamo a parlare di concentrazioni espositive nell'ambiente esterno, e qualcuno ha ricordato correttamente che l'80% del tempo stiamo in ambienti chiusi, dove chiaramente l'esercizio di stima diventa ancora più complesso, ma questo fa parte di un concetto abbastanza chiaro a tutti. Abbiamo sentito parlare di difficoltà nella individuazione della popolazione, quindi la popolazione non è tutto uguale, ci sono soggetti ipersuscettibili, ci sono soggetti che hanno abitudini e condizioni tali per cui l'algoritmo, diciamo, di calcolo della dose diventa complesso, e quindi i bambini, gli anziani, le donne in età diciamo riproduttiva, eccetera, costituiscono problematiche serie. Ma che cosa dobbiamo dare noi a chi ha in mano delle valutazioni da fare per giudicare accettabile o non accettabile la realizzazione di un'opera, di un insediamento? Dobbiamo dargli tutte quelle informazioni necessarie per prendere delle giuste decisioni. E in questo mi sento molto d'accordo con quello che diceva Francesco Forastieri prima, che la decisione non può essere assunta in assenza di tutte le approfondite valutazioni fatte da tutti i punti di vista, quindi sia dal punto di vista dell'esposizione sia dal punto di vista degli effetti. Passando oltre a tutte le cose dette, veniamo alla parte tossicologica, così vediamo se saltiamo un po' di cose. La componente tossicologica parte, se ci arriviamo, da questo signore. Questo signore ci ha detto che evidentemente ci sono delle cose che possono essere considerate velenose o non velenose, non per la loro composizione e caratteristica chimica, ma per la loro capacità di produrre un effetto a una certa dose. Quindi l'approccio che seguiamo è basato su dati sperimentali. Quando su una scheda di sicurezza andiamo a leggere che l'indicatore macro di tossicità, come la dose letale 50, ci esprime la quantità per chilo di peso corporeo in grado di produrre il 50% di morti in quella popolazione sperimentale, ci permette di quantificare quello che abbiamo definito il pericolo. Quindi il pericolo non varierà né per il benzapirene, né per il cadmio, né per il mercurio, per nulla. È un'assunzione fatta sulla base delle conoscenze. Quello che cambia invece è il rischio, cioè la probabilità con cui quell'effetto avverso che noi dobbiamo assolutamente prevenire con la prevenzione primaria, secondaria, possibilmente prima di arrivare alla terziaria, cioè all'intervento terapeutico, evitando l'esposizione. Evitando l'esposizione come? Certamente non facendo una valutazione di assunzione, di precauzione, priva di conoscenza. Dobbiamo basarci su degli elementi validi. Gli elementi validi sono quelli che il tossicologo usa
in tutti i casi per proporre dei valori limite attraverso i quali poter dichiarare, non dico con certezza, ma con elevato grado di probabilità, di non avere effetti osservabili per la popolazione di riferimento. Cosa fa in questo esercizio? Include di per sé elementi che sono compresi nel principio di precauzione, cioè il fattore di sicurezza, il fattore di incertezza e l'assessment factor sono per i tossicologi quegli elementi di tutela, di precauzione che servono ad arrivare a una proposta. Quindi se noi partiamo dal concetto dose-risposta, dove sperimentalmente quando si faceva la sperimentazione animale, oggi un po' meno utilizzando la tossicologia computazionale, si parte da delle evidenze sperimentali o stime il più possibile precise e suddividendo questo valore assolutamente teorico sperimentale sull'animale si arriva a proporre qualcosa che evita il problema per la popolazione. Quindi, come appena detto, l'acceptable daily intake piuttosto che i valori limite di esposizione dovrebbero essere basati su esercizi di questo tipo. Si prendono tre specie animali, li si sottopongono a esercizi sperimentali, si applicano questi fattori di incertezza, dividendo per 100 si ottiene la famosa concentrazione o dose accettabile. Il problema sollevato è la questione della soglia, cioè fino a quando ci sono effetti con soglia il problema non si pone perché è storicamente accettato. Diventa però una necessità pragmatica assumere che almeno per i cancerogeni non genotossici si cerchi di individuare una soglia. Il problema invece rimane per l'assenza di soglia per i cancerogeni considerati genotossici, cioè i cosiddetti cancerogeni completi. Quindi l'approccio di valutazione del rischio è diverso nel caso che si ammetta l'esistenza o meno di una dose soglia. Recentemente vengono criticati i dati su cui si basa l'ipotesi della relazione dose lineare senza soglia, ma si mette in dubbio la solidità di questi risultati, e queste sono tre pubblicazioni dello stesso autore che portano questa evidenza. Come si fa a derivare il valore limite? Si parte da questi concetti che sono matematici, che sono valutazioni basate su sperimentazione, in cui si cerca di dare una zona del rischio accettabile che è contenuto fra quei famosi valori che adesso vi illustrerò di 10 alla meno 4, 10 alla meno 5, 10 alla meno 6 a seconda della popolazione di riferimento e a seconda della tipologia. Quindi il nostro punto critico è arrivare a un consenso su quello che riteniamo accettabile. Quello che viene proposto è l'unità di rischio che, come abbiamo appena sentito da Francesco Forestieri, se viene applicata per tutta la vita attesa di 75 anni, noi a una concentrazione di un microgramma per metro cubo arriviamo a definire non più l'accettabilità di questa soglia di rischio secondo degli standard. Storicamente però, e qui mi spiace aver usato due esempi non calzanti con l'invito alla partita calcetto di Forestieri, per il CVM o per il benzene noi abbiamo utilizzato degli studi fatti per derivare, e questo l'ha fatto lo IARC, l'ha fatto l'IPA, l'hanno fatto tutti gli esperti di tossicologia, per arrivare a dire quando il rischio è considerato accettabile, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità per la popolazione generale stabilisce in 10 alla meno 5 per le acque la linea guida per la potabilità, stabilisce invece l'Unione Europea 10 alla meno 6 come starting point per la valutazione del rischio sempre per la direttiva aria e acqua potabile, gli americani si attestano sul 10 alla meno 6, l'Unione Europea 10 alla meno 5 come decision point per diversi campi di applicazione, il Canada, la Francia e gli americani. Comunque troviamo un consenso fra quel 10 alla meno 5 e 10 alla meno 6. Se invece siamo in campo, in ambito occupazionale, perché questa soglia di rischio scende di un ordine di grandezza? Beh, evidentemente perché la popolazione a cui ci riferiamo è una popolazione selezionata, sana, sorvegliata e che quindi ammette una accettabilità un pochettino più meno precauzionale, un pochettino più tollerante di quanto detto prima.
Tutti questi limiti sono comunque sempre considerati come benchmark di riferimento e mai come una linea al di sotto o al di sopra della quale valutare una separazione fra concentrazioni sicure e concentrazioni che invece espongono un pericolo. Quello che ci rimane come considerazione da fare è dove e come queste benedette particelle contenenti cadmio, benzapirene o quant'altro si comportano nel micro, macro e meso sistema di riferimento, cioè l'affezione respiratoria, l'affezione a livello tessutale, a livello molecolare. In tutto questo approccio mi sento di poter dire che le proposte portate di collaborare scientificamente a discutere come esposizione, danno, stima epidemiologica, perché l'epidemiologia è prima di tutto una disciplina osservazionale che si basa su evidenze, quindi noi la accogliamo in pieno in quanto tale, debbano servire a produrre al sistema delle agenzie, ma in generale a chi deve prendere delle decisioni che non siano da discutere né nelle aule dei tribunali né sulle pagine dei giornali, ma che siano invece da discutere in un contesto come questo, dove la discussione si dovrebbe basare su una base scientifica e tecnica. Quindi l'uso dei modelli serve a capire più o meno quant'è la concentrazione. Questa concentrazione, come ha correttamente detto prima Andrea Renzi, serve solo ad arrivare a una stima modellistica che ci permette di vedere quant'è la dose disponibile all'assorbimento. Poi bisogna purtroppo passare dalla concentrazione di disponibilità all'assorbimento fino ad arrivare, perché questo non è l'unico elemento, alla valutazione dell'esposizione, cioè dell'intake. E qui mi riallaccio alla necessità delle campagne di biomonitoraggio, di osservazione della popolazione, non solo degli effetti, ma anche degli accumuli delle sostanze eventualmente. Ci sono delle variabili che sfuggono al nostro controllo, il confondimento, perché se noi partiamo da delle assunzioni modellistiche e dobbiamo arrivare a valutare l'impatto su una popolazione, ci sono elementi molto molto discutibili che sono le presenze dei lavoratori che abitano anche in prossimità del luogo di lavoro, e quindi abbiamo sentito parlare di differenze significative fra chi viene da fuori e chi lavora in prossimità dell'ambiente di fabbrica. Sicuramente dobbiamo trovare un punto d'intesa su questi benchmark tossicologicamente o epidemiologicamente. Noi, in assenza di affermazioni tossicologiche, ci avvaliamo sempre della competenza epidemiologica, ma quello a cui dobbiamo arrivare è dare un'informazione che permetta di far percepire correttamente il rischio e non procurare degli allarmi alle persone che decidono di abbandonare le città perché ci sono concentrazioni di 1 o 2 microgrammi per metro cubo in più di quanto si osserva in una zona un po' più lontana. Dobbiamo imparare a confrontarci scientificamente e tecnicamente sul risk assessment, e solo così riusciremo a fare correttamente la gestione del rischio. Grazie per l'attenzione.